Anche solo l'arrivo ieri notte a Matera, siamo arrivati da un lunghissimo viaggio, eravamo stanchissimi, ma la vista dei sassi ci ha già ridato vita. E oggi il concerto è stato veramente bello, c'era un pubblico meraviglioso, l'auditorium veramente gremito e quindi un'energia fantastica, ci siamo divertiti tantissimo. Si respira un'aria meravigliosa, cioè se noi riuscissimo a fare tanti di questi festival, perché la cultura veramente unisce, la musica, la scrittura, sono veramente la linfa della nostra vita, perché poi la quotidianità è pesante, invece arrivi in una città con così tante persone, con i palchi, con la musica, con gli attori, con i libri, con la radio, e diventa tutto magico. Poi veramente un luogo che traspira storia e bellezza, non può che... Io sono entusiasta, purtroppo devo fuggire, ma tornerò a Matera e voglio rimanerci, voglio studiare questa città, voglio goderne in tutto e per tutto. La musica credo che appunto è, diciamo, la musa delle muse, proprio perché va oltre, tu non puoi chiudere le tue orecchie, quindi se c'è un suono lo senti, anche quando non capisci la lingua il suono riesce a tradurre quel messaggio in emozioni, quindi la musica è un mezzo fondamentale per aprire queste porte, queste barriere che sempre di più ci vogliono imporre, e quindi viva la musica e viva l'abbattimento delle barriere. Io ho chiamato il mio disco Sgretolata, quindi figurati, io voglio sgretolare qualsiasi muro si possa costruire, e credo che appunto la cultura, proprio l'arte, siano più forti di qualsiasi barriera culturale, sociale e qualsiasi imposizione che invece ci dica il contrario di ciò. Thank you.